Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata su AI. Oggi faremo un video su dei video, sempre video storici che ha fatto papà. E allora vai col video. Ciao ragazzi, mi chiamo Stella e sono il cane di Ai Franci. Che dirvi, sicuramente questa casa non ci si annoia mai e spero che continuate a divertirvi come mi diverto io. Che dirvi, buone crocchette a tutti e vai col video! Perché noi adesso abbiamo dei concorrenti di riserva, li abbiamo tutte le settimane. Giusto, saranno pronti? Sono quasi pronti, credo che ne mancano, ma comunque... Scusa un attimo. Sì? Ma se tu fossi Sherlock Holmes, è vero, perché si devono preparare quattro, non era mai successa questa cosa, abbiate pazienza, magari uno sta al bar, uno starà a darsi una sciacquatina, non lo so, ditemi se sono pronti. Ne manca uno? Sì, per il momento manca il Li chiamiamo intanto? Sì, ma tanto stanno arrivando, dicevi? No, stavo dicendo, se tu fossi Sherlock Holmes, sì. Da lunedì a giovedì, il venerdì il Grillo dell'Oca e il sabato alle 20:20 su Rai 2. Esattamente. È il nuovo programma giornaliero dell'infaticabile Jocelyn. I nuovi quattro concorrenti di stasera, eccoli! Eccoli qua. Sono tre, ne manca uno, sono smicrofonati. Antonio, mi dai per favore, scusate, ma ecco. Fiorella ha vinto la puntata del... Che cos'è? Eccolo qua, il verde! Allora, Fiorella, tu hai vinto la puntata del grande gioco dell'Oca, ti porti a casa 5 milioni e 400 mila lire e sei una delle nostre semifinaliste. Abbracci e baci, buon ritorno a casa. Ciao. Quattro concorrenti nuovi nella stessa serata. Veloce, andiamo a conoscere. Ciao Daniele. Daniele, non vi sembrava vero questa cosa, Da dove vieni Daniele? Dall'Astra Signa. L'Astra Signa, provincia di Firenze. Firenze Signa. Lancio di dati per Daniele. Vai Daniele. Lancio dei dati ora per Claudio Verde. Brava. Tanti complimenti. Dovevate sentire come esultava Claudio per Laura. Si crea una complicità fra i concorrenti incredibile. Vai Claudio. Sei un po' indietro per adesso, Vediamo cosa ti riserva la fortuna. Spingi bene il telecomando, forse lo stai facendo dalla parte sbagliata. Oi. Non funziona il telecomando, bisogna cambiarlo. Bisogna cambiare il telecomando. Vediamo se ce n'è uno al volo. O di prendere quello di un altro concorrente che hai vicino. Ecco, arriva Silvia velocissima con un altro telecomando. Grazie Silvia. Non funziona neanche questo, non ci posso credere. Forse, proviamo, vediamo se riesce. Non funziona. Ecco Stella, abbiamo tutte le nostre istruttrici stasera. Questo funziona, prova, di corsa Claudio, vai. Ecco, è buono questo, vai. Oh, meno male. Se no rimanevi alla 5. 200.000 lire e andiamo alla casella 7. Eccoci qua. Claudio, siamo arrivati alla casella 7, ed è la casella che io preferisco, sai perché? Perché la danza dell'errore. E le nostre ragazze, ok, che oltre ad essere bellissime e bravissime, sono anche molto simpatiche, ci hanno preparato questa settimana un balletto ispirato agli anni 60. Quindi Claudio, tempi di mare, di sole, di vacanze, di follie, con le coreografie di Mauro Mosconi, ci vediamo insieme, le ragazze, ok! Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, come dolce sognare. Abbracciato con te, abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me. Ta-d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 a-
suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Oh. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. Oh. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Ragazzi, ok, più estate di così si muore, caldo intenso. Grazie ragazzi. Claudio, alla Claudio, attenzione che ci scivola, eh. Da dove vieni Claudio? Da Genova, in provincia di Cavassolo. Bravo, lancio di dati, vai. Oggi è un grande gioco dell'Oca, veramente particolare. Abbiamo già laureato un campione, questi sono i secondi quattro concorrenti. 5, 500.000 lire, casella 5. E conosciamo Claudio. Claudio che è il secondo concorrente verde del grande gioco dell'Oca. Detto anche belli capelli, lo vedete qua. Claudio, tu che fai nella vita? Raccontami un po'. Adesso niente. Come adesso niente? Stavo studiando, adesso ecco, più voglia. Chiama niente, studiare. Ma tu sei uno, come posso dire, sei un atletico? Sì, abbastanza. Molto? No. Molto? Sì. Vediamo quanto. Vieni con me, perché la casella numero 5. E superiamo qui il nostro... La nostra pizza, che ancora profuma, ce la troviamo nuovamente davanti, la nostra gabbia del Fachiro. Allora, prima, per il piacere di tutti i telespettatori, si è spogliata e ha fatto questa prova una bella ragazza. Intanto il nostro Antonio toglie il microfono, la nostra stella pensa a preparare il concorrente. Adesso sarà il nostro Claudio a fare una sorta di striptease, diciamo così, a venire unto d'olio come un pesciolino pronto per la frittura, e in un minuto e 30 secondi precisi, con 500.000 lire, l'avevo detto io, arrivano apprezzamenti da parte del pubblico femminile. Hai 500.000 lire, Claudio, quanto ti giochi? 200. 200, un po' arrossito, che carino. Stella, Stella, lo deve fare il concorrente, non tu. Oh, oh, Stella, ma cosa fai? Allora, intanto che il nostro concorrente si prepara, una di quelle cose che Justin generalmente non ama, mi tira le orecchie, io vorrei chiedervi un applauso per Dante, Stella, Silvia e il nostro Francesco, che preparano i nostri concorrenti e sono loro la parte, una delle parti più importanti del grande gioco dell'Oca. Un applauso, giusto? Per questo verrò multata duramente. Eccolo qua, il nostro bronzo di Riace, prego. Ti ricordo, hai un minuto e 30 secondi, Claudio. Veramente unto come un pesce. Questa è la gabbia del Fachiro. Dovrai cercare di trovare al più presto l'uscita e ovviamente cercare di non incastrarti. Se no, chi ti tirerà fuori? Una delle nostre ragazze in studio, per esempio. Io. Allora, comincia la nostra prova. Tutto bene, Claudio? Allora, 3, 2, 1, via! Vai Claudio! Non è una cosa semplice, lo diciamo per voi che ci seguite da casa. Non è assolutamente semplice, perché vedete come il nostro concorrente si è già incastrato. E per questo è venuto provvidenziale l'olio per ungerlo e ovviamente le ginocchiere e i guanti. Però Claudio sembra agguerrito. Agguerrito, a sufficienza. Dai Claudio. Vedi un po' se riesci a trovare qualcosa che ti ricordi l'uscita. Thank you.
guardate, è come lo so, Claudio, hai ragione, ma non posso aiutarti, anche se di qua mi sembra che la strada sia abbastanza larga. Ho paura. 20 secondi ancora, Claudio, 20 secondi. Puoi anche tornare indietro se... facile a dirsi. Guarda, 8. Prova non superata per il nostro studente Claudio, agilissimo comunque. Invito qualche signorina dello studio a venire a liberarlo, è tutto vostro. Lancio dei dadi per il concorrente rosso. Giallo, scusate, ho fatto una figuraccia nera. Patrizia, mamma mia che magra. Buonasera Patrizia. Buonasera. Sono io più rossa di lei. Patrizia, da dove vieni? Da Cossato, in provincia di Vercelli. In provincia di Vercelli, sì. Fai nella vita? L'operaia tessile. L'operaia tessile, sì. Allora, tessile. Fai vedere come sono brave le ragazze di Vercelli. Tira i dadi e tirali bene. Aspetta. E la lotteria del campionato mondiale di calcio USA 1994. Primo premio 2 miliardi, ricchi premi settimanali. Adesso consegniamo 50 biglietti per Patrizia Giallo, che è la concorrente che si trova in testa al grande gioco dell'Oca, ma che si sta preparando per doppia corda e si trova un po' in alto nel nostro studio. L'estrazione per questa lotteria dei mondiali USA 94 è il 17 luglio, giorno dell'incontro del gran finale. Speriamo. Bene, vabbè, detto questo. Ah sì, c'è Claudio, vuole vedere come va Claudio che statteggiava a ballerino ancora. Vediamo come se la cava con le professioniste, ragazzi, ok. Vediamo un po'. Come vibra di una molla mi viene a tremare il ballo d'osse. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. E mentre dimentico il mondo con un bacio intimato. Vai da Paola, vai in casella, vai. Alla 7. Vieni caro. Vai. Caro Claudio, contorsionista, ballerino, ma quante cose che sai fare. Allora, il nostro Claudio, colpo di scena. Non ha il telecomando. Chi ci porta un telecomander immediatamente? Uno solo. Allora, intanto dici, questa esperienza con le nostre ragazze, ok, come ballerino, come ti è sembrata? Bellissima. Bellissima. Ah, vabbè, è arrivata Silvia, trafelata. Non da, va a me, va a te. Guardate, questa non è una cosa fatta apposta. Chi ci porta verso un telecomando? Verso la telecamera, per favore. Verso la telecamera, dai. Ecco, grazie. Ah, ecco. Ma però, mi fai fare queste brutte figure? 11? 11, 1.100.000 lire. E dalla casella numero 7 arrivi fino alla casella 18. Claudio, vai alla casella Oca. Le ragazze ok sono nel tuo destino. È volato un orecchino. Tieni Monica, grazie Maria. La casella, Claudio, si chiama Attilio Regolo, un'antica romana, un antico. Questi saranno coloro, romano, anche lui saranno coloro. Ma che viatore che c'hai? Io? Oggi è proprio una giornata, è caldo, Giordano, e poi è una partita entusiasmante, si dice. Entusiasmante. Attilio Regolo, tu adesso entrerà, anche se non lo fa vedere, hanno dato il francese malefico. Adesso dovrai entrare in questa botte
e non botola come dicono spesso gli autori, ma in questa botte piena di buchi. Fatelo entrare, assistenti antichi romani. Ecco, ti verranno infilati dei bastoni che tu dovrai far passare da una parte all'altra, da un foro all'altro. Li infilerò io. Bene. Sì, ecco, girati così ti guardano anche a casa. Loro infileranno i bastoni, tu dovrai indicare i buchi per farli passare. Attenzione, perché dopo svariati bastoni non potrai più muoverti tanto bene, dovrai diventare un grande contorsionista. Se riesci a far entrare tutti e 10 i bastoni, non perdi niente. Ogni bastone che rimane fuori allo scadere del tempo vale negativamente per te 200.000 lire. Allora, Adriano, bambino, può fare questa cosa qua? No. Infatti, io direi di no. Perché? No, Ma perché, Gio? No, non lo puoi fare. Perché è pericoloso, Adriano. Sono gli antichi romani. Stai qua, tu mi assisti. Stai qua vicino a me. Possiamo... Ma non parlavo di Adriano. Ah, di che? Proprio della prova. Ah, non la facciamo? No. Allora andiamo a casa, va, giusto? No. Sì, dai, su, andiamo. Ci vediamo dopo. Pubblicità, vai. Sì, vai. Sì. Allora, Adriano, siamo pronti per... Attilio Regolo? Sì. Bene. Gigi, posso fare una domanda prima che iniziamo? Sì. Ma che ti hanno fatto i capelli? Li ho tagliati, fa caldo, i capelli corti. Ha preso l'iniziativa. Allora, pronti? Yolanda, che bravissima. Allora, ricordati, non devi lasciar fuori nessun bastone. Loro, speriamo, ti dovrebbero aiutare. 3, 2, 1, vai! Pronti, primo bastone, Adriano. Fallo passare dall'altra parte. L'antica romana, questa ragazza che ha 200 anni, l'antico romano, e tu niente. Tempo passa, ragazzi. Devo dire che la ragazza è molto brava e anche il concorrente riesce a districarsi molto bene. Adriano, mettiti qua vicino a me. Qua. Bene. Più veloci, ragazzi, mi fate perdere soldi al concorrente. Va bene, dai. Va bene, l'importante, va bene. Forza. Altri buchi, bravi. Vai, ce ne sono liberi qua, dai. Forza, che ce ne sono tantissimi ancora, Forza, vai. Forza, anche qua, so, bravo. Anche sopra. Qua, vai, qua. Antico romano. Bravo. Forza. Il concorrente comincia a muoversi male. Anche qua, vai. Qua. Ti devo dire tutto, guarda. Due antichi romani a Dova a livelli industriali. A Dova. Come sono loro? A Dova proprio. Esageratamente. Adriano, stanno facendo perdere. Guardi i soldi che fanno. Dai. Purtroppo rimangono fuori 1, 2, 3, 4, 800.000 lire perse dal nostro concorrente. Prova non superata. Ai. Addovato. Antichi romani. Adesso siamo pronti per doppia corda. Una prova bella, una prova veramente degna del grande gioco dell'oca. Guardatela e state attenti. Gigi, allora... Come prova è stato nella botte, vai! Ecco, vai, lancio di dati. Dovete stare in direzione telecamera. 9, 900.000 lire, casella 38. Ah, bella questa casella, è una casella giovane. È la casella Gancetti, questi due ragazzi sono agganciati, ma adesso sarà il concorrente Claudio a doversi agganciare con questo corsetto alla concorrente, e per superare la prova dovrà fare un po' la parte che dovrà sganciarsi, se no non supera la prova. Allora, mettiti il
giubbetto, supererai la prova se riuscirai a sganciarti completamente dalla nostra, come si chiama, dalla nostra Monica. Allora, quanto ti giochi per superare questa prova? 200.000 lire per sganciarti da Monica, mi raccomando. Ecco, ben legati, le mani non vanno bene, solo il corpo deve muoversi e dovete sganciarvi, va bene? Devi, va bene, sganciarti. Ok. 3, 2, 1, si innamorano adesso. Via! Inizia! Forza! Ecco che inizia un minuto di tempo. Il concorrente se la sta cavando bene, perché lui un po' vuole e un po' non vuole. Un po' vuole. Anche tu, Monica, aiutalo. Non valgono i gancetti rotti. Forza. Prova superata. Grazie. L'ho un po' spogliata. Eh? L'ho un po' spogliata. Va bene, adesso si risistema tutto. Devo dire che si vede proprio che non gli andava con la ragazza, con Monica, perché ci ha messo pochissimo a sganciarsi e non ha avuto bisogno neanche di un po' d'aiuto da parte della ragazza. Prova superata, hai guadagnato e adesso c'è il lancio di dati per Patrizia. Mai, oggi, non ti si vede mai in questo studio. Oggi è una partita, ragazzi, abbiamo avuto già un vincitore, sì. Questa è la seconda partita con altri 4 concorrenti, tra un po' ci sarà un altro vincitore. Fa caldo, ma tutti hanno caldo, giustamente. Però, non si, insomma, vede. È il divertimento. E poi Gigi Savani ha la cravatta con, no, sopra le occhette. Ah, le occhette, sì, le occhette, la cravatta montare. Porta fortuna. Andiamo, prima Patrizia? Puntata l'abbiamo messa, 5-8, vai. Poi ipnotizzi anche me, come fate con lei. 9. Avventura del grande gioco dell'oca, mentre molto possono fare. Tu hai ancora il corsetto? Daniele e Patrizia. Daniele, forza, concentrati, non i dati, vai. Claudio. 9. 9, ottimo. Casella 47. Casella 47. E il ragazzo Daniele, Claudio, pardon, Claudio attualmente è in testa al grande gioco dell'oca ed è il vincitore. Carlo Saggi alla 44, adesso lancia i dati Patrizia, se fa 4 Patrizia va alla 48, vince la partita. Allora, saluta qualcuno a casa. Ciao, saluto tutti a casa e quelli che mi guardano, che mi conoscono. Che sono tanti. Che sono tanti. La vincitrice della prima partita, vai, del grande gioco del loco, Fiorella. Allora, sì, vai Patrizia. 2. No, dalla 44 alla 46 vince Claudio, la vincita del grande gioco del loco. Seconda partita in una puntata. Claudio è il trionfatore. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana. Grande gioco della loca venerdì 20:20 Rai 2. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like. Poi vi ricordate di mettere dei pollicioni. Se non vi ammazzo, no scherzo, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!